secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, scoperta da Pippo Baudo che l'ha voluta al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Rai 1, Fantastico 6 e Fantastico 7, rispettivamente del 1985 e 1986, è passata successivamente alla Fininvest, l'attuale Mediaset, nel varietà Audience di Antonio Ricci, la cui sigla, La Notte Vola, ha riscosso particolare successo. Negli anni 90 ha formato un sodalizio professionale con Marco Columbro, con il quale ha condotto diverse edizioni di varietà, come Paperissima e Buona Domenica. Nel 1993 ha condotto, assieme a Pippo Baudo, il Festival di Sanremo, al quale ha poi partecipato anche come cantante in gara nell'edizione del 1995. Ha proseguito l'attività canora interpretando le sigle dei programmi da lei condotti, e dal 1994 è testimonial della maratona televisiva a scopi benefici 30 ore per la vita. Chiara Capitta, la figlia 22enne di Lorella Cuccarini, fa coming out. La giovane ha risposto su Instagram alle domande di alcuni follower circa il suo orientamento sessuale. Sei etero? Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza? Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso? Chiara Capitta ha così deciso di fare chiarezza. Non ho mai amato le etichette, ha scritto. Una persona mi interessa per com'è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza. Insomma, il pensiero della 22enne sull'amore è chiaro. Quello che conta, per lei, sono solo i sentimenti, al di là di ogni distinzione di sesso. Chiara Capitta è una dei quattro figli di Lorella Cuccarini e del marito Silvio Testi Capitta, è nata il 2 maggio 2000 e nella vita fa la calciatrice, è tesserata, fin da quando aveva 12 anni con la Roma Calcio Femminile. Da piccola ha frequentato la St. George's British International School di Roma, dove ha imparato a parlare perfettamente in inglese nel 2019, si è iscritta in Business Administration alla European School of Economics. Oltre a giocare a calcio, Chiara Capitta lavora come social media manager e ha fondato una sua agenzia che si occupa di digital strategy e brand identity.